Allora, ragazzi, buongiorno. Cominciamo oggi a parlare di osservabilità. Quindi, entrambe le lezioni di oggi sono dedicate alla osservabilità, poi se ce la facciamo anche alla diagonalizzazione e alla decomposizione di Kalman. Vediamo, dovremmo farcela, vediamo dove arriviamo. Allora, l'osservabilità, in qualche modo, la osservabilità è la proprietà duale della raggiungibilità, e oggi capiremo un po' cosa vuol dire duale, ma solamente in maniera veramente molto, molto, diciamo, superficiale. Cerchiamo di contestualizzare, cerchiamo di inquadrare un po' con una motivazione. Immaginiamo il nostro solito circuito elettrico. Abbiamo in questo circuito un ingresso che è un generatore di tensione. Mi pongo una domanda: se io ho un solo amperometro, posso conoscere tutte le correnti agenti nel circuito? Allora, io so che in questo circuito io vedo tre rami, va bene? E ho tre correnti qui: c'è la corrente I che passa attraverso la resistenza e I con 1, I con 2 attraverso i due rami. Allora, non lo so, cerchiamo di capire se la osservabilità, insieme poi alle implicazioni e alle applicazioni che fanno uso delle proprietà dell'osservabilità, che saranno i filtri dello stato, mi aiuta o meno a rispondere a questa domanda. Bene, e quindi partiamo dalla definizione di che cosa è uno stato. Fate attenzione, non osservabile. A differenza della raggiungibilità, io definisco, e lo faccio per il tempo continuo e per il tempo discreto allo stesso momento, io definisco prima uno stato non osservabile. Uno stato si dice non osservabile in 0t o 0k se la sua evoluzione libera è identicamente nulla. Guardate, la definizione di stato non osservabile prevede solamente lo stato e l'uscita. Non entra in gioco l'ingresso. La raggiungibilità era una proprietà ingresso-stato, la osservabilità è una proprietà stato-uscita. Alla fine di questa lezione cercheremo anche di capire se l'ingresso può avere un certo ruolo. Nella definizione io adesso registro solamente che la definizione di stato non osservabile non prevede la presenza dell'ingresso, tant'è vero che io parlo della evoluzione libera, identicamente nulla. Identicamente nulla significa che nel tempo continuo io devo avere 0, da t uguale 0 fino all'istante di interesse, identicamente 0. Nel tempo discreto i campioni della sequenza che sto considerando devono essere 0. Ora, se prendo tutti gli stati non osservabili, li definisco come un insieme, e questo insieme dimostreremo essere proprio un sottospazio, e lo chiamo sottospazio di non osservabilità. Va bene? Se il sottospazio di non osservabilità è l'insieme vuoto, allora il sistema si dice osservabile. Quindi la definizione parte da stato non osservabile, poi metto tutti gli insiemi in un insieme di non osservabilità che sarà un sottospazio di non osservabilità. Se questo sottospazio è vuoto, allora tutto il sistema si dice osservabile. E adesso particolarizziamo per il tempo continuo. Tanto
io dovrò dimostrare adesso che l'insieme degli stati non osservabili è il nullo di una opportuna matrice e quindi in quanto tale è un sottospazio. Quindi quello che io voglio dimostrare è che questa matrice, che chiamo matrice di osservabilità, è una matrice generalmente rettangolare alta. Vediamo perché. Le colonne di questa matrice sono n, perché basta che considero che C ha le righe pari alle dimensioni dell'uscita, usiamo la lettera m, e le colonne pari alla dimensione dello stato, che è n. Quindi anche C per A, allora le righe quindi abbiamo detto che sono M, anche C per A ha le stesse dimensioni, anche CA quadro e così via. Quindi io ho costruito una matrice rettangolare alta che ha NM righe e N colonne. Guardate, la matrice di raggiungibilità è una matrice rettangolare bassa, questa è una matrice rettangolare alta, entrambe prevedono la presenza della matrice dinamica e delle sue potenze elevata alla n-1, in questo caso in combinazione con la matrice delle uscite, nell'altro caso in combinazione con la matrice degli ingressi. Ora, quindi, una parentela che chiamiamo dualità si intuisce e la vedremo dopo matematicamente, però noi trattiamo i due argomenti separatamente. Vi faccio notare le analogie, ma avrei potuto iniziare con l'osservabilità e poi parlare di raggiungibilità senza cambiare nulla dell'argomento. Ok, dimostriamolo questo, perché questo è ciò che vogliamo vedere. Allora, la prima cosa che posso dire il sottospazio di non osservabilità non può che andare decrescendo. Perché? Beh, perché è chiaro che, diciamo, aumentare del tempo un particolare stato può diventare osservabile, ma non questo sottospazio è chiaramente massimo per t con 1 che tende a 0, ok? Perché deve essere identicamente nullo. Allora, che cosa significa questo? Che io posso prendere la mia evoluzione libera e farne un bello sviluppo in serie, uno sviluppo in serie, diciamo, di Taylor, quando l'intorno è l'origine, cambia solamente il nome, si chiama sviluppo in serie di McLaurin, però la formula è la stessa. Per cui io, per fare lo sviluppo in serie, prendo il valore della funzione nel punto di interesse e poi la derivata prima rispetto alla variabile, in questo caso sono sviluppato rispetto al tempo, quindi la derivata rispetto al tempo di y con calcolata in 0 più la derivata seconda, in questo caso chiedo subito, qua ovviamente c'è per l'incremento per il tempo, qua per t al quadrato diviso 2 fattoriale e così via, ok? Lo devo fare infinite volte, ok? Allora, chi è la funzione in 0, c, x con 0, ok? Chi è la derivata dell'uscita rispetto al tempo calcolata in 0? Ora, questo oggetto qua
è y punto, ma y punto è cx punto, ma x punto è a per x perché l'ingresso è identicamente nullo, per cui questo oggetto qua è c per a per x calcolato in 0 poi per il tempo, bene? E così via. Questo qui, vabbè, il tempo diciamo non lo metto, metto c per a quadro per x in 0, ovviamente questo è proprio per il tempo. Ok, quindi ho una sommatoria in cui ho individuato i vari coefficienti di potenze del tempo, t alla 0, t alla 1, t quadro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io cosa sto cercando? Sto cercando una evoluzione identicamente nulla. Qual è quel valore dello stato la cui evoluzione libera nell'uscita è identicamente nulla, e quindi per il principio di identità dei polinomi questo significa che devono essere nulli tutti i coefficienti di t. Ora, dire che devono essere nulli tutti i coefficienti di t, questo significa che io posso scrivere che se un con L di t uguale a 0 implica che debba essere c per a alla i uguale a 0 per ogni i appartenente ai naturali. Ok? Insieme ai naturali comprende lo 0, sono numeri interi non negativi. Forse da una lezione precedente sono stato impreciso perché volevo specificare che devono essere maggiore o uguale a 0, in realtà nella definizione lo sono già, maggiore o uguale a 0. Ok? Quindi questo significa che io devo avere che c a per i, chiedo scusa, qua pure ho fatto un errore, x per x in 0 deve essere uguale a 0. Bene? Allora, solo per comodità io definisco una matrice che già adesso cominciamo a capire che poi diciamo diventerà la matrice di osservabilità. Quindi solo per comodità io definisco una matrice cui do il nome I, però non chiamo ancora matrice di osservabilità perché ha dimensioni diverse con I generico, va bene? E che cosa osservo? Beh, osservo che quello che io voglio è essenzialmente, guardate, che x appartenga al nullo di O, perché O con I per x in 0 deve essere uguale a 0. Ok? Ma allora, questa cosa qui, per ogni appartenente ad n, significa che io sto facendo un controllo rispetto a una matrice O, a una matrice O, sì, di dimensioni infinite, perché lo devo fare per i che va da 0 a più infinito. Ma a questo punto, ancora una volta, ricordo e utilizzo il teorema di Kelly-Hamilton, che mi dice che A alla n combinazione lineare di tutte quante le potenze da A alla 0 ad A alla n-1, la cui diciamo conseguenza in questo caso è che il nullo della matrice di osservabilità è uguale al nullo di O con I se I è maggiore di n, ok? Allora, maggiore o uguale a n. Questo cosa significa? Che questo controllo che io devo fare per cercare
lo stato non osservabile, non sono costretto a farlo per infiniti i, ma posso farlo solamente per i che va da 0 a n-1. Ma allora questo controllo lo faccio in maniera aggregata, nel senso che definisco questa matrice O e dico va bene, ma allora quello che sto facendo è che sto cercando esattamente il nullo di questa matrice, che è la matrice di osservabilità. A questo punto le do un nome, la chiamo matrice di osservabilità. Perfetto, quindi è anche molto simile dal punto di vista della notazione col concetto di raggiungibilità. Ora, proprietà delle matrici, definisco un sottospazio di osservabilità come il complemento ortogonale del sottospazio di non osservabilità. State attenzione, io ho costruito il sottospazio di non osservabilità e ora definisco il suo complemento ortogonale. Nel caso della raggiungibilità io avevo definito il sottospazio di raggiungibilità e poi ho costruito il suo ortogonale. Per le proprietà delle radici, se xn delle matrici, se xno è il nullo della matrice di osservabilità, questo qua è l'immagine di O trasposto. Va bene? Quindi è anche molto semplice da calcolare. Perché io ho fatto questa cosa? Beh, in questo modo ho una decomposizione univoca dello spazio di stato in un sottospazio di osservabilità e un sottospazio di non osservabilità. Bene, quindi abbiamo semplicemente definito uno stato come non osservabile, abbiamo dimostrato che abbiamo uno strumento per calcolare tutti gli stati non osservabili, e questo strumento passa attraverso il calcolo del nullo della matrice di osservabilità, che è un'opportuna matrice che abbiamo definito essere costituita dalla matrice dinamica e dalla matrice delle uscite opportunamente combinate, e poi abbiamo definito una decomposizione dello spazio di stato. Ok. Dato che abbiamo iniziato a parlare di non osservabilità, quella matrice non si dovrebbe chiamare matrice di non osservabilità? No, perché poi va il nullo. Gli stati non osservabili sono il nullo, per cui in realtà ci dà un'informazione sull'osservabilità. L'immagine di O trasposto ci dà il sottospazio di osservabilità. Allora, a questo punto vi faccio la stessa domanda che vi ho fatto per la raggiungibilità, e cioè facciamo finta che abbiamo n uguale a 2, ho calcolato il sottospazio di non osservabilità, vi chiederei di disegnare il sottospazio di osservabilità. In RA2 il complemento ortogonale a una retta è la retta ortogonale passante per l'origine, per cui vabbè, fidiamoci di questo ortogonale, e dopodiché vi faccio la stessa domanda. X segnato, osservabile o non osservabile? Sottospazio non osservabile potrebbe essere osservabile.
vediamo che ragionamento dobbiamo fare. Allora, lui non appartiene né al sottospazio di osservabilità né al sottospazio di osservabilità, va bene? Può essere ottenuto con una combinazione lineare, perché il fatto che sia decomposto univocamente ci permette, anzi lo abbiamo fatto apposta se vogliamo, no? di avere una decomposizione dello spazio di stato univoco, e qualsiasi punto può essere rappresentato con un'opportuna combinazione lineare di vettori del sottospazio osservabile e quello osservabile. Allora, che cosa vuol dire essere osservabile o meno? A una sua evoluzione libera nell'uscita deve o meno corrispondere un'uscita identicamente nulla. Ora, identicamente nulla significa che deve essere sempre zero, sempre zero. Vediamo un attimo. La sua componente osservabile non ha un'uscita identicamente nulla, per cui l'evoluzione da x segnato non è identicamente nulla, per cui questo è non osservabile, questo è osservabile. Va bene? Solo i punti del sottospazio di non osservabilità sono non osservabili. Abbiamo dimostrato questo l'abbiamo costruito. Tutto ciò che è fuori da questo sottospazio è osservabile. Poi questo qua è il complemento ortogonale. Ha questo nome, forse non è il nome più felice, perché sottospazio di osservabilità può far pensare che contenga gli stati osservabili. No, gli stati osservabili sono tutto quanto Rn meno questi non osservabili. Il discorso è duale rispetto al caso della raggiungibilità. Nel caso della raggiungibilità noi abbiamo costruito il sottospazio di raggiungibilità e possiamo essere sicuri solamente di quella proprietà. Va bene? Tutto il resto dello spazio di stato è non raggiungibile. E qui vale lo stesso discorso. Siamo sorpresi di vedere che anche nel caso della osservabilità introduciamo un oggetto che si chiama gramiano di osservabilità. Allora, la dimostrazione non la facciamo, si dimostra che il sottospazio di non osservabilità è il nullo del gramiano di osservabilità calcolato per un t con f arbitrario. Dal punto di vista puramente matematico, t con f può essere un numero da epsilon a più infinito. Va bene? Ha delle implicazioni che possono essere numeriche, ma non matematiche. Il gramiano è una funzione, è una matrice definita positiva per costruzione, poiché diciamo questi due pezzi sono uno il trasposto dell'altro. Già vi ho detto che diciamo, dal punto di vista delle proprietà è parente a dire sto facendo l'integrale di x quadro, per cui intuitivamente lo possiamo accettare senza problemi. A rango pieno per sistemi completamente osservabili va bene. Ok, allora nel caso della raggiungibilità il gramiano era uno strumento anche per avere un possibile controllo a ciclo aperto che mi avrebbe portato a particolare stato raggiungibile. Nel caso della osservabilità il gramiano rappresenta anche uno strumento
sarà sempre a ciclo aperto, però a questo punto per fare cosa? Per stimare le condizioni iniziali dello stato, cioè quello stato osservabile. Facciamo l'ipotesi che il mio sistema sia completamente osservabile, va bene? Allora, lo stato iniziale, quello da cui sono partito, può essere ricavato. Come può essere ricavato? Beh, calcolando questo integrale. L'inversa del gramiano di osservabilità calcolato in un certo istante t con f arbitrario, tra 0, integrale tra 0 e t con f, di elevato a questo tau per c trascosto per x di tau. Ok? Una volta, diciamo, noto il mio sistema dinamico, questo qua è anche facilmente ottenibile. Fatemi tralasciare la dimostrazione, perché è una dimostrazione solo, diciamo, si verifica, si ottiene per costruzione, nel senso, se voi guardate, io parto da y di t uguale a c per e elevato ad a t x in 0 e, diciamo, moltiplicando opportunamente a sinistra per la trasposta e facendo un po' di operazioni ottengo esattamente questo. Va bene? È facile, per cui sono solo dei conti, per cui non lo facciamo. Però che cosa posso dire di questo oggetto qua? Dice, ok, ma allora io ho uno strumento che può essere, a questo punto può essere utile, perché io solamente attraverso l'uscita posso dire il valore dello stato iniziale. Vediamo un attimo questo che cosa significa. Una certa uscita, faccio una sola curva, può essere scalare, però come dire, non cambia concettualmente, decido io un certo t con f, guardate, io integro l'uscita y opportunamente, che vuol dire? Queste sono tutte funzioni di A e di C, ce le ho. Il gramiano, una volta calcolato, fissato T con F, è una matrice numerica. Anche questo è funzione di A e di C, quindi anche questo è un dato del problema. Quindi una volta che io ho opportunamente elaborato l'uscita, sono in grado di dire, ok, questo è x con 0, faccio un punto, ovviamente è un vettore, sia y che x sono vettori, per cui lo sto disegnando così. Quindi che cosa ho fatto? Beh, ho stimato lo stato, perché guardate, io questa cosa la posso implementare non scrivendo x in 0 ma scrivendo x di t. Il mio sistema è stazionario, quindi questa cosa qui io la posso traslare, ok? Ma allora, che cosa significa questo? Che cosa significa questo? Che io ho uno strumento per misurare lo stato. Noi, quando ci rincontreremo
dopo l'osservabilità e dopo le due lezioni di teoria di esercitazione su raggiungibilità e osservabilità, cominceremo, diciamo, la parte di stima e controllo, e dedicheremo, diciamo, diverse energie agli algoritmi di stima. In particolare vedremo dei casi pratici di interesse. Stimare lo stato del sistema dinamico ha una miriade di applicazioni molto importanti, ed ha senso dedicare dell'energia a farlo. Questo Gramiano apparentemente mi ha dato un primo modo per farlo, che però, diciamo, ha due difetti enormi. Qual è il primo difetto? Beh, il primo difetto è quello che io stimo lo stato con un ritardo di tipo F. Il ritardo temporale non mi piace mai, perché so dalla teoria, diciamo, dei sistemi dinamici chiusi in retroazione che è un fenomeno destabilizzante. Quindi il ritardo temporale non mi fa mai piacere. Però dice: ok, tu hai un ritardo temporale, però io ricordo che a inizio lezione tu mi hai detto che questo T con F è completamente arbitrario. È vero, è completamente arbitrario. Allora portiamolo a epsilon. Zero no, però epsilon. Cosa significa se io lo porto ad epsilon? Significa che io faccio T con F. Beh, a questo punto, se io lo porto a T con F piccolo a piacere, no? Uguale ad epsilon, mi ricordo che sono un ingegnere e dico: ma tu stai misurando un'uscita, questa uscita è corrotta dal rumore. Se tu rendi T con F piccolo, vuol dire che sei suscettibile agli errori di misura. T con F grande risolve il problema dei media, gli errori, il rumore di misura, però aumenta il ritardo. C'è di meglio, va bene? È una soluzione matematica, ci dà un primo assaggio di stima dello stato, ma non implementiamo questa, così come non implementiamo il controllo a ciclo aperto basato sul Gramiano. Ma questo è a ciclo aperto e a ciclo chiuso, anche questo è a ciclo aperto. Io non sto retrazionando in nessun modo l'informazione sulla stima dello stato. Utilizzo Y, ho un certo X stimato e basta, è ciclo aperto. Ok, per cui, diciamo, sulla similitudine, vabbè, facciamo la similitudine che è breve, una pausa. Allora, sulla similitudine cosa posso dire? Beh, sulla similitudine il concetto è veramente molto simile a quello della raggiungibilità, è molto semplice. La mia matrice di osservabilità con apice la posso scrivere dalla definizione così, e a questo punto fra due sistemi simili ricordo qual è il legame fra le matrici. La matrice dinamica è A' uguale
π a meno 1 a p, ho usato la p, sì, π a meno 1 a p, e invece c' primo è c per p. Bene, per cui sostituisco. Al primo termine C' A', al posto di C' metto C per P, al posto di A' metto P a meno 1 a P, questo e questo li semplifico. Adesso diciamo, non vi annoio perché l'abbiamo fatto altre volte. C' A' al quadrato e C per A al quadrato per P, ok? Perché tutti quanti P a meno 1 e P si semplifica. Ma allora questo significa che questo signore qua è O per P. Conclusioni? Le conclusioni sono le stesse che ho tratto per la raggiungibilità. Un eventuale cambio di base non può alterare la dimensione del sottospazio di non osservabilità. Ovviamente ne altera le coordinate, ed è proprio quello che sto facendo, il cambio di base, ma non la sua dimensione. P a rango pieno, per costruzione. Per cui se io ho bisogno di cambiare la base, lo spazio di stato di un sistema dinamico, posso stare sereno che non ho alterato la proprietà di osservabilità, quindi lo posso fare senza problemi. Dall'altro lato posso pensare di utilizzare la trasformazione di similitudine per mettere in risalto una proprietà piuttosto che un'altra, ed è chiaramente quello che faremo fra poco. Va bene? Facciamo 5 minuti di pausa.